Sky, che me l'ha detto lui, però la domanda appunto che arriva da Sky è: un blackout inspiegabile secondo lei è dipeso dalla sconfitta della Lazio, dal 2-0 che sembrava aver chiuso il discorso scudetto, da un po' di stanchezza o dalla mancanza di De Ligt, e con Bonucci ormai si intende alla perfezione? Secondo me queste sono tutte cazzate fra virgolette, perché tanto le vere motivazioni di un blackout di questo tipo non si troveranno mai. E se dipendeva dal risultato della Lazio non facevamo 60 minuti di altissimo livello prima, e se dipendeva dall'assenza di De Ligt non si poteva far fare il primo tiro in porta a Milan al 62esimo. Quindi sono tutti quei discorsi che cerchiamo di tirare fuori per giustificare un blackout di difficile comprensione, è chiaro. E noi siamo in un momento in cui ci si deve concentrare subito sulla prossima partita. Quando si gioca ogni tre giorni in queste condizioni difficili per tutti, bisogna avere la forza di guardare subito avanti e farlo con l'ottimismo per i 60 minuti di alto livello che abbiamo fatto stasera, dimenticarsi il blackout che abbiamo avuto e pensare subito alla prossima partita. Rai Sport, la domanda è un ottimo primo tempo, subito avanti due gol alla ripresa, poi la rimonta che ha insomma steso la Juve, soprattutto dopo il rigore. Cosa ha sbagliato la squadra, che ha il rigore che ha riaperto la partita, e quanto può aver influito sostanzialmente anche mentalmente la sconfitta della Lazio, si ripete, e il doppio vantaggio maturato in modo così facile in poco tempo? Ma la rimonta è una conseguenza del nostro blackout. Nessuna squadra ci può fare tre gol in quattro minuti. Se la squadra continua a essere in campo, è successo qualcosa e ci ha spazzato via dal campo per un quarto d'ora, e questo ha reso possibile la rimonta al Milan. Ma penso la motivazione principale sia il nostro blackout. E siamo spariti dal campo per un quarto d'ora, e quindi è stato anche facile per il Milan, cioè ci ha fatto gol azione su azione dal 63esimo al 66esimo.